Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il video di oggi, come tanti altri ultimamente, è on demand, ovvero me l'avete chiesto voi. In tanti mi hanno fatto la domanda, ma come funziona quella nuova tipologia di ordini a disposizione su Binance, ovvero gli ordini OCO, che sta per One Cancel the Other? Praticamente è un modo molto comodo per poter mettere sia stop loss che take profit contemporaneamente, ma bisogna stare attenti ad alcuni piccoli particolari affinché il proprio ordine venga evaso con certezza e soprattutto affinché non ci si sbagli e non si facciano errori molto gravi. Quindi oggi vi spiego proprio passo dopo passo, un po' com'è nel mio stile, magari pedante per qualcuno, ma sicuramente utile per qualcun altro, in particolare per i neofiti che si avvicinano al trading. Vi spiego tutto ciò che c'è da sapere sugli ordini OCO dalla A alla Z. Vi ricordo che grazie alle nuove politiche di referral di Binance adesso posso spartire con voi i ricavati del mio referral link. Praticamente io ho messo, anziché ricevere il 20% tutto io, il 10% io e il 10% voi, quindi se vi iscrivete a Binance con il mio referral link io riceverò il 10% delle fees e voi avrete fondamentalmente uno sconto del 10% sulle vostre fees. È un nuovo link diverso dal solito, quindi vi invito a cliccarci sopra e a riregistrarvi con quello, visto che è un vantaggio soprattutto per voi. Detto questo, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video per dimostrarmelo e per gasarmi un po', incentivarmi sempre a continuare su questa strada. Iscrivetevi sul mio canale cliccando, mi raccomando, la campanellina per essere sempre sul pezzo e sempre i primi a vedere i miei video, spesso il tempismo è tutto, e seguitemi sui canali social, links in descrizione. Detto questo, andiamo a esaminare dalla A alla Z gli ordini OCO. OCO sta per One Cancels the Other e la parola stessa ci dice la sua funzionalità, ovvero è un insieme di due ordini dei quali una volta eseguito il primo l'altro viene automaticamente cancellato. Questo a che cosa serve? Beh, serve a piazzare, a fare un po' più di automazione, diciamo così, sulla fase in particolare di ingresso o di uscita nel mercato. In quanto possiamo, supponiamo di essere già dentro, di aver acquistato, possiamo nel contempo mettere l'ordine take profit e stop loss contemporaneamente, in modo che qualora il take profit scatti, lo stop loss verrà ovviamente cancellato, viceversa se il mercato ci darà contro e scatterà lo stop loss, il take profit verrà automaticamente cancellato. Queste tipologie di ordine sono disponibili su entrambi i lati, ovvero sull'acquisto e sulla vendita, e penso che sia una funzionalità soprattutto necessaria a chi fa margin trading, in quanto magari ragiona su intervalli temporali di breve e pertanto ha necessità, se non vuole stare di fronte al monitor tutto il giorno, di impostare sia lo stop loss che il take profit in un'unica istanza, in modo poi da potersi staccare un attimo dal terminale e lasciare che l'automazione faccia il resto. Vi faccio brevemente vedere dove si trovano gli ordini, come si impostano e che cosa fanno, anche se il grosso, diciamo, ve l'ho già detto. Allora, a seconda che voi scegliate l'exchange di tipo basic o advanced, gli ordini di tipo OCO si trovano, vedete, nella rispettiva tab. Vedete, c'è scritto OCO qua, che vedete, ecco, a volte, cioè di default credo c'è stop limit, voi cliccate sulla tendina e vedete che potete mettere OCO. Nel advanced è la stessa cosa, vedete abbiamo la tendina OCO e stop limit in basso a destra, giusto per mostrarveli in entrambe le interfacce. Come funziona? Allora, vedete che una volta che clicchiamo OCO, a differenza di stop limit, ci viene aggiunta una riga. E praticamente queste due righe, una sopra l'altra, sono i due ordini dei quali uno poi cancella l'altro. Facciamo l'esempio più semplice possibile. Allora, io ho acquistato BNB. Voglio venderlo se raggiunge il mio target e voglio venderlo anche se abbiamo un breakdown del mercato, una discesa, e pertanto voglio tagliare le perdite. Che cosa faccio? Innanzitutto, ovviamente, faccio le mie analisi del caso e definisco target e target di invalidazione al quale poi posizionare lo stop loss. Supponiamo, numeri a caso, che il mio take profit sia a 0,0024. Quindi io metterò qua su price
0,0024 e questo è il mio ordine di vendita, il mio limit sell normale. Primo ordine dei one can sell the other. Il secondo, vedete, abbiamo anche lo stop nei parametri, quindi capiamo subito che è lo stop order. Lo stop, supponiamo che io voglia vendere invece per tagliare le perdite se scende fino a 0,0021, allora io metterò come stop price 0,0021, il che significa che varcato lo stop price verrà inserito un limit price. A che prezzo? Lo metto leggermente inferiore, che così sono sicuro che il mio ordine verrà eseguito come taker order, quindi come ordine a mercato. Quindi metto 0,00 ad esempio 209. Ok, in questo modo il mio limit sell avrà un prezzo inferiore allo stop price e pertanto anche inferiore al prezzo di mercato nel momento in cui lo stop price viene colpito. Di conseguenza verrà evaso immediatamente e non finirà sull'order book, con rischio, in caso di dump notevole e prolungato e forte, insomma, di non venire mai evaso e di rimanere lì perennemente. Una volta impostati i parametri, quindi i prezzi, ovvero appunto il limit price del take profit, il limit price dello stop loss e lo stop price dello stop loss, definisco il totale da vendere. Quindi vabbè, io adesso ovviamente ne ho talmente pochi che non posso nemmeno evadere l'ordine, ma una volta fatto questo clicco sell BNB e mi vengono inseriti negli open orders due ordini, ci sono due righe e nelle due righe viene specificato che sono ordini di tipo OCO. Pertanto se supponiamo il prezzo di BNB arriverà a 0,0024, io avrò incassato il profitto, venderò e l'altro ordine stop verrà cancellato. Al contrario, se il prezzo malauguratamente dovesse scendere, io taglierò le perdite vendendo in perdita chiaramente e verrà cancellato poi l'altro ordine di take profit. Che differenza c'è rispetto a prima? Che prima, se vi ricordate, se voi mettevate l'ordine stop loss impegnavate i fondi in quell'ordine lì e pertanto non potevate mettere nel contempo anche l'ordine take profit, c'era bisogno di strumenti di terze parti per fare ciò. Adesso è sufficiente appunto l'utilizzo dell'interfaccia di Binance, molto comodo. Guardiamo anche l'altro lato, quindi il buy si può usare in due modi. Primo, se sono short, quindi è la stessa logica del sell che abbiamo fatto adesso, però al contrario. Ovviamente il take profit sarà un limit buy, proprio perché io andrò ad acquistare più in basso di quando ho venduto, perché ho shortato, insomma il profitto deriva da quello, mentre lo stop loss sarà uno stop buy più in alto, quindi se il prezzo sale vado in perdita e mi stoppo, se il prezzo scende vado in take profit e vado di limit buy. Quindi è il ragionamento speculare al limit sell. Se volete facciamo un esempio veloce anche qua, supponiamo che io sono short su BNB in questo momento e voglio fare take profit se arriva a 0,0021 e voglio andare di stop loss se arriva a 0,0024, le stesse cifre che abbiamo visto prima. Praticamente compilerò l'ordine al contrario, ovvero metto 0,0021 sul limit buy, questo è l'ordine limit, e questo sarà il mio take profit piazzato qua. Come stop price invece metto 0,0024 e come limit metterò un prezzo leggermente più alto questa volta per essere sicuro di acquistare a mercato, quindi 0,00241 ad esempio. Il discorso opposto, qua avevo messo un limit sell con prezzo più basso, così ero sicuro che era minore del prezzo di mercato e vendeva subito. Nel buy funziona il contrario, il prezzo deve essere maggiore del prezzo di mercato, così compra subito e non mi rimane sull'order book a vita. Se invece supponiamo voglio acquistare, sono fuori da BNB, cosa voglio fare? Voglio acquistare sia nel caso in cui ritraccia fino a 0,0021, perché secondo me è un buon supporto e poi rimbalza, sia che rompe la resistenza 0,0024, perché secondo me rompendo quella resistenza lì acquista momento e parte al rialzo. Quindi io voglio acquistare in entrambi i casi. Cosa faccio? Esattamente la stessa cosa che ho fatto prima, ovvero faccio un limit buy a 0,0021,
acquistando qua in basso, e uno stop limit buy a 0,0024 con limit leggermente più alto. È esattamente lo stesso ordine che ho messo prima nell'ipotesi di short, ma con uno scopo diverso, insomma, per entrare in BNB in entrambi i casi. Chiaramente vale specularmente anche se sono fuori e voglio aprire una posizione short, sia nel caso di ritracciamento verso l'alto che nel caso di breakdown da un supporto, e quindi per fare un momentum trade, come si suol dire. Spero di essere stato chiaro. Se avete dubbi, domande, chiedetemeli, ma abbiamo fatto tutti gli esempi possibili e immaginabili. Quindi, ricapitolando, abbiamo due ordini, stop loss e take profit, oppure due entry contemporaneamente, uno su ritracciamento e uno su break, e questi due ordini uno cancella l'altro non appena vengono evasi. Mi raccomando, il limit price di metterlo leggermente più alto dello stop price se stiamo comprando, oppure chiudendo un se siamo sul buy side, se stiamo comprando, mentre al contrario se stiamo vendendo leggermente più in basso, questo con lo scopo di evadere al 100% il nostro ordine e non lasciarlo pending sull'order book. Ragazzi, con questo io vi saluto, alla prossima.